Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione della mostra Antiche icone russe dal XVII al XX secolo, organizzata dal Rotary Club Eboli con il consolato onorario della Federazione Russa ed il patrocinio del comune di Eboli. L'esposizione delle opere si terrà nella sala Mangrella del complesso monumentale di San Francesco dal 24 novembre al 9 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. L'evento è veramente unico perché per la prima volta avremo in esposizione 60 opere lignee russe di una rarità e di una bellezza veramente eccezionale. Avremo il più grande antiquario di icone russe d'Italia, il dottore Boschetti, che ci ha omaggiato di questa rappresentazione, di questa esposizione. E mi preme anche sottolineare che agli eventi, il 24 avremo l'inaugurazione e la mostra verrà inaugurata con la venuta anche del console russo, che darà ancora più autorevolezza e grandezza all'evento. E ci saranno poi degli eventi musicali che seguiranno, poi daremo le date, questo percorso che ahimè è limitato soltanto 15 giorni, che le persone potranno vedere presso la Sala Mangrella. Mi preme sottolineare che sono due momenti differenti. Alle 18 siamo presso la Chiesa di San Lorenzo con l'inaugurazione e poi ci sposteremo alla Sala Mangrella, dove saranno in esposizione queste opere. L'evento è legato ad un evento di solidarietà. Abbiamo dei biglietti che verranno poi chiaramente acquistati e il fortunato avrà il piacere e l'onore di vincere una icona russa dal valore di 3.000 euro. Il ricavato dell'iniziativa poi sarà devoluto a delle iniziative benefiche, come può essere la ricerca per la poliomielite, il Polio News, o il Dino Pulmino Amico, che è il pulmino che noi sosteniamo, che consente ai parenti dei malati oncologici di recarsi nei presidi ospedalieri più disparati. Credo che questo rappresenta un ulteriore tassello di come Eboli è diventata una città attenzionata, richiesta, dove sono tanti coloro che vogliono venire ad esporre e a valorizzare, quindi un livello altissimo, perché qui parliamo di 60 icone russe che rappresentano non solo un valore materiale economico encomiabile, ma rappresenta anche dal punto di vista qualitativo, quindi un grande momento, una grande occasione per la comunità ebolitana, ma direi per tutta la provincia di Salerno, perché coincide proprio nel periodo natalizio. E devo ringraziare innanzitutto colui che ha voluto fortemente, Giuseppe Brunasso, che è colui che si fa carico di queste mostre, e contemporaneamente tramite lui abbiamo anche creato questa grande sinergia con i Rotary di Eboli, un'ulteriore realtà importante grazie al neopresidente Gabriella Gallevi, dove sono tante le iniziative che si stanno mettendo in campo e tante sono le sinergie che hanno una valenza anche sociale, pensiamo a Dino il Pulmino Amico. Quindi rappresenta tutto ciò un trade union importante di promozione e di valorizzazione culturale, di incremento anche turistico per la città di Eboli e contemporaneamente di una grande rete sociale.